Come si fa a mettersi in proprio? Ci sono delle basi che non bisogna trascurare, perché a volte si va direttamente al tool che dobbiamo utilizzare, ma ci sono delle fasi molto più importanti da fare prima. Ne parliamo in questo video. Prima cosa fondamentale, avere una visione di lungo periodo. Perché dico questo? Perché se non hai una visione di dove vuoi arrivare tra 10 anni, molto probabilmente non arriverai da nessuna parte. Quindi, prima cosa che devi fare, capire la tua visione sia di business, della tua attività, sia la visione per quanto riguarda la tua vita, dove vuoi arrivare tra 10 anni. Prima fai chiarezza dentro di te, prima riuscirai a farcela, perché molte volte non si ha chiaro bene in mente dove si vuole arrivare. E questo in un percorso che non è tutto rose e fiori o direttamente in discesa, può far sì di abbandonare il proprio progetto. Quindi, se ancora non l'hai fatto, cerca di capire la tua visione di lungo periodo che non riguardi però solamente il business, ma anche tutti gli altri aspetti importanti della tua vita. Altra cosa fondamentale è l'idea. La tua idea di business è il perché, quello che ti muove dal profondo, perché vuoi metterti in proprio, che non può essere voler lasciare un posto da dipendente. Quella è una motivazione molto futile. Devi avere delle motivazioni molto più grandi del lasciare il posto da dipendente, ok? Quella può essere una particina, perché capisci che il lavoro da dipendente non fa per te. Però devi chiarirti nella tua mente perché vuoi metterti in proprio, perché vuoi iniziare un business, perché vuoi diventare freelance. E anche se sei già freelance e stai guardando questo video, questi step sono fondamentali e ogni tanto bisognerebbe recuperarli, cosa che io faccio periodicamente per vedere se quello che sto facendo è in linea con il mio essere, perché comunque siamo mutevoli, cambiamo nel tempo, quindi mi piace rivedere periodicamente se sono in linea con la mia visione, la mia idea di business e così via. Una volta che hai capito che vuoi metterti in proprio, però non puoi fare 10.000 cose, avere 10.000 idee a vita. E come fai a capire qual è l'idea giusta? L'unica cosa e la cosa più importante da fare è iniziare a lavorare su una singola idea. Massimo 2 idee. Perché ti dico questo? Perché se lavori su 10.000 progetti sarà difficile farcela, quindi devi focalizzarti su un'idea. Lo so che è difficile all'inizio perché vorremmo fare tantissime cose, ma più cose fai fondamentalmente, più idee hai, più sarà difficile metterla in pratica. E quindi il mio consiglio, scegliene una se ancora non l'hai fatta. Puoi sempre nel tempo, dopo un periodo di tempo, cambiare, aggiungerne altre, magari hai la possibilità di prendere qualche collaboratore, espanderti, ok. Quello però arriva in una seconda fase. All'inizio devi concentrarti perché sei uno solo. Altra cosa fondamentale, come guadagnerai? Quale sarà il tuo modello di business? Quindi vuoi guadagnare dalla vendita di un prodotto fisico? Vuoi guadagnare vendendo corsi digitali, facendo consulenze e così via. Quindi devi avere chiaro in mente da dove ti arriveranno questi guadagni e devi anche qui essere il più specifico possibile. Che prodotti online o offline, che servizi venderai, come diversificherai nel tempo la tua attività. Perché mentre all'inizio magari guadagnerai solamente per esempio dalle consulenze, nel tempo, oltre alle consulenze, magari vorresti aggiungere un canale YouTube e così via. Avere una visione di lungo periodo di come guadagnerai nel tuo business ti aiuterà nel tempo a capire le azioni da fare. Se non hai chiaro questo, se non hai chiaro il tuo modello di business, allora sarà difficile farcela. All'inizio è normale guadagnare in un solo modo, però nel tempo devi poi diversificare la tua attività, guadagnare da diversi ambiti in modo da non dipendere da una sola fonte di entrata, ok? Altra cosa fondamentale collegata al modello di business è la pianificazione finanziaria.
Quindi non scordiamoci delle spese e delle entrate e di tutti i costi correlati, perché a volte si parla solamente del fatturato che si vuole raggiungere, ma è importante capire anche quali soldi devi spendere per raggiungere quel determinato fatturato, quali spese avrai di tasse e così via. Quindi informarsi su tutte le entrate e le spese collegate che puoi avere per la tipologia, per il tuo modello di business. E una parte che non puoi trascurare, che molti trascurano, ma prima o poi il problema si ripresenta. Se vuoi un video specifico sulla pianificazione finanziaria, fammelo sapere in basso al video in un commento scrivendo pianificazione finanziaria. Altra cosa fondamentale, personal brand, creare un proprio personal brand per essere riconoscibili oggi, perché qualsiasi idea ci viene in mente, siamo miliardi nel mondo, verosimilmente ci sarà qualcuno che farà quello che vuoi fare tu, ma questo è un bene perché se non ci fosse nessuno, in quel caso dovresti preoccuparti perché essendo miliardi nel mondo, qualcuno sarà venuta un'idea simile. Quello che devi fare però è differenziarti dagli altri e creare un tuo personal brand come freelance per far sì che le persone scelgano te per i tuoi valori, per il tuo modo di fare. E non essere uguale agli altri, perché più cerchi di imitare o cercare di essere uguale agli altri, più difficile sarà che le persone si riconoscano in te, in quello che fai e scelgano te piuttosto che gli altri. Utilizzare un solo social, un solo strumento, o scegli Instagram, o scegli Facebook, o scegli YouTube. Focalizzarsi su un solo strumento è fondamentale, perché se decidi di iniziare utilizzando Facebook, Instagram, poi via Clubhouse, TikTok, allora le tue energie si disperderanno in 10.000 tool e di conseguenza non potrai dare il massimo in un social che può aiutarti a crescere, a trovare clienti. Quindi il mio consiglio è di iniziare con un solo social, con un solo strumento, in modo da poter focalizzare le tue energie solo su quello. Poi all'inizio molto probabilmente sarai da solo. Più sei focalizzato, più sarà facile farcela. Dopo che è chiaro tutto questo, allora definisci il tuo primo obiettivo che puoi raggiungere tra un mese, tra 3 mesi e così via, in base alla tua visione di lungo periodo e all'obiettivo che ti sei posto tra un anno, 3 anni, 5 anni. Più fai chiarezza sul lungo periodo, più sarà facile capire qual è il tuo primo obiettivo. Per esempio, avere i primi 100 iscritti nella tua mailing list a cui puoi proporre la tua consulenza, il tuo corso o gli altri tuoi servizi o prodotti. Il tuo obiettivo deve essere chiaro e ovviamente devi guadagnare, altrimenti non hai un business, ma hai solamente un hobby. Quindi all'inizio è normale non guadagnare subito, magari i primi mesi non solo non guadagnerai, avrai delle spese, ma col tempo il tuo obiettivo deve essere guadagnare. Se dopo X anni, se sei già freelance e non guadagni nulla, allora lì c'è qualche problema nel tuo modello di business o non hai fatto qualche fase fondamentale. E poi agire ogni singolo giorno per il tuo obiettivo. All'inizio non è facile, magari è ancora un lavoro da dipendente, magari stai facendo altro, e quindi dedicarsi almeno 1 o 2 ore al giorno, tutti i giorni, alla tua attività, come se fosse già un business vero e proprio. Perché se non dedichi il giusto tempo alla tua attività, allora è difficile farcela. Per questo devi avere una visione di lungo periodo che ti ispiri ogni singolo giorno, anche quando all'inizio non vedrai chissà quali risultati. E poi l'azione ti serve anche per capire se effettivamente ti piace quello che hai scelto di fare. È l'unico modo per capire effettivamente se è quello che vuoi fare nella tua vita. Niente al mondo può prendere il posto della perseveranza. Il talento non può prendere il suo posto. Non c'è niente di più comune di persone talentuose che non hanno successo. Non può farlo il genio. Geni infruttuosi sono diventati proverbiali. Nemmeno la formazione può prenderlo. Il mondo è pieno di persone colte e derelitte. Determinazione e persistenza da sole sono onnipotenti.